Sarash. Alexei Sarash, nuovo altro grandissimo numero, parliamo della Russia, le Pertiche che avevano chiuso la prima serata, l'inaugurazione, e adesso vediamo, è un numero molto molto difficile. Ecco, la Russia è molto presente, ha sempre grandi artisti. È vero, questo è un numero molto difficile, tra i più antichi della storia del circo, ma molto difficile. Quello che stiamo vedendo è probabilmente uno dei numeri più difficili di questa undicesima edizione del Festival Internazionale del Circo. L'altra sera abbiamo visto un finale non perfetto, ci hanno riprovato e purtroppo anche la seconda volta non è stato. Eccoli qui, li vediamo salire. Come dicevamo appunto, anche la seconda volta non c'è stata un'ottima chiusura, speriamo questa sera, perché sono veramente degli artisti molto validi. Noi abbiamo tifato per loro. Beh, è uno degli esercizi e delle esibizioni sicuramente più spettacolari, ma anche più difficile, devo dire. E lo scorso, nella serata di inaugurazione, giovedì, ha avuto qualche problema. Sì, erano nelle chiusure. Gli ultimi, sì, ad esibirsi. Speriamo bene questa sera. Certo. Bella la scelta anche dei costumi, che ben si intona al loro sottofondo musicale. Ricordiamo che questo numero, in pratica la troupe, come avete sentito in sede di presentazione di Alex Sarash, presenta questo numero che è di straordinario impatto emotivo, come dicevamo. Perché? Perché poi lo rivedrete, lo dico a coloro che magari ancora non l'hanno visto, insomma sono 9 gli acrobati che appartengono alla compagnia del circo di Stato russo, sono dotati di una tecnica particolare ma anche di una straordinaria forza fisica, poi li vedrete, li state vedendo, vanno a volte, dobbiamo dirlo, anche oltre quello che è un classico numero di equilibrismo su pertiche. Loro cercheranno appunto di costruire una piramide, certo, umana, certo. Quindi è lì la difficoltà maggiore, vediamo. Ricordiamo che hanno i ganci di protezione, le ricordiamo, in questo caso ci sono i ganci di protezione. Anche perché è un numero di estrema difficoltà, ma anche pericoloso. Sono partiti bene, molto più sicuri. Ecco, speriamo soltanto sul finale. Lì scatta il livello più difficile. Ricordiamo, una troupe di 9 persone vengono dal circo di Stato della Russia. La troupe di Alex Sarash.
Ecco, da qui iniziano le difficoltà maggiori. Quindi sicuramente hanno bisogno di una maggiore concentrazione. È sicuramente la parte più difficile e complicata del loro numero. La giovane che sta salendo, ovviamente anche lei, come del resto il suo compagno, hanno il gancio di protezione. Ecco, è partita la base per la piramide umana. Solo allenamento fisico, ma anche una grande preparazione mentale. Attenzione, siamo al momento più difficile del numero. Soltanto due, questi due uomini reggono questa piramide umana. Attenzione, siamo quasi al finale del numero. La parte più alta del tendone del circo. Impossibile non avere il gancio di protezione, vedete a che altezza è arrivata la giovane. Ma il numero non è finito, guardate bene. Attenzione, questo è il momento praticamente più difficile di tutta l'esibizione, di tutto il numero. Bene così? Ecco, ma... è andata meglio di giovedì. Beh, sì. Hanno sicuramente recuperato, guadagnato giustamente e meritatamente, perché chissà quanto avranno lavorato, quante ore si saranno allenati, soprattutto in questi ultimi due giorni. Un numero con la prova mal quasi riuscita. Tecnicamente perfetto, evidentemente giovedì sera avevano chiuso la serata, erano anche stanchi, distratti, ma è stato un grandissimo finale. Eccolo, guardatelo, splendida uscita, anche l'uscita perfetto, splendida. Benissimo, splendida anche l'uscita. Molto precisa, e si vede anche dai loro volti molto soddisfatti dopo la prima prova di giovedì sera. Alex Xarash.